Io sono Simone Santi, imprenditore, mi occupo di internazionalizzare le imprese, portarle in mercati emergenti e poi una società di videoproduzione. Io sono uscito dall'università e mi hanno chiamato mentre giravo in motorino per Roma, mi hanno fatto subito un colloquio, maglietta e jeans, e mi hanno detto devi partire per il Mozambico, il secondo paese più povero al mondo. Il primo giorno di lavoro lo ricordo, è stata un'esperienza strana perché in realtà era una cena di lavoro in Mozambico, a Maputo. E ci siamo seduti a questo tavolo con persone che io non conoscevo e il proprietario del ristorante ha messo una pistola sul tavolo e ha iniziato, alla fine, dopo un po' di drink, ha iniziato a minacciare tutti i suoi camerieri di sparargli. In realtà mi ha terrorizzato al punto tale che ho detto: che scelta ho fatto nella vita? Oddio, Dio, torno a casa. Poi ho capito con il tempo, il passare del tempo, che era tutto un gioco, tra l'altro organizzato probabilmente per farmi paura. E invece che poi ho reagito dicendo: bah, sarà qua la cultura del luogo, andiamo avanti, cerchiamo di scoprirlo meglio questo paese. La spinta a diventare imprenditore non è venuta da un business specifico, è venuta uno dalla voglia e dalla forse una predisposizione a gestire persone, a gestire squadre, e l'altra alla voglia di lavorare in quello che veramente voglia di fare, quindi di trovarti tutte le mattine a fare quello che hai scelto. Io faccio tante cose, ho fatto tante cose e continuo a crearne. Molto dipende dalla curiosità. Sono una persona che si incuriosisce di tutto, voglio approfondire, si incuriosisce, ma soprattutto delle persone. E spesso il percorso ti arriva perché incontri delle persone con cui condividi le idee. Io da bambino volevo fare o il giocatore di basket o l'architetto. L'architetto perché disegnavo ovunque e mi piaceva tanto, il giocatore di basket perché ci ho provato, ma non è andata bene. Io credo che il gioco, soprattutto il gioco di squadra, sia essenziale nel momento della fase formativa, nel momento dell'adolescenza. Il mio ruolo è sempre stato quello del playmaker, ho gestito una squadra quando ero bambino, quando ero adulto, e oggi gestisco diverse squadre. E questa è una capacità che mi è venuta direttamente dallo sport, dalla pallacanestro. L'altro grande insegnamento è gestire le diversità. Quindi nella vita da adulto è difficile che tu incontri persone che abbiano ceto sociale, culturale, di interessi molto diversi da te. Con lo sport riesci a farlo e quello ti abitua a stare nel mondo. Oggi da adulto la mia passione è sempre quella di giocare a pallacanestro, come quando ero bambino. Ho aperto 10 centri in Italia per i bambini delle periferie, i bambini extracomunitari, che gli permettono di giocare a basket gratuitamente. E poi ho aperto due centri in Africa, sempre per far giocare a basket bambini di due orfanotrofi. Quando abbiamo aperto questo centro in Africa, io ho invitato una giocatrice di basket, che ha fatto successo, mozambicana, a parlare con i bambini. E le bambine soprattutto erano con questi occhioni e la guardavano mentre lei raccontava la sua esperienza. Ma quella che a me mi ha fatto impressione quando lei ha detto: quando incontrerete delle persone nella vita, fate sempre attenzione perché non guardate mai come sono vestite, chi avete davanti. Quello potrebbe essere un angelo che vi porterà e vi aprirà le porte per il futuro. Quindi non vi fermate mai alla prima impressione. Il ruolo dei giovani della mia azienda è fondamentale. La mia azienda è fatta di giovani, il più grande ha 40 anni. Roberto è uno dei casi in cui la collaborazione tra le imprese e l'università funziona. Per me, da giovane imprenditore, è un po' anche un ciclo che si chiude. Io sono partito alla sua età e sono andato in Mozambico e lui sta partendo per il Mozambico dopo un anno e mezzo che lavora con noi. Per cui anche è la soddisfazione di vedere che in qualche modo i tuoi sogni poi piano piano si realizzano, ma soprattutto riesci a trasmettere a qualcuno la voglia e l'energia di fare il proprio percorso manageriale e imprenditoriale. Secondo me un giovane oggi per entrare nel mondo del lavoro deve essere internazionale, deve sapere le lingue, sapere utilizzare gli strumenti informatici ed essere pronto a partire da un momento all'altro. La prima cosa che guardo in un curriculum è l'età, le capacità linguistiche e le passioni. Purtroppo molti ragazzi non mettono più nel dettaglio la parte delle passioni. Se dormite sereni la notte potete fare gli imprenditori, se avete difficoltà a chiudere occhio cambiate mestiere. Perché di pensieri ne porti a casa tanti la sera. Non vi fate prendere solo da idee effimere. Non perdete mai la passione che avete dentro di voi. Cercate di essere aperti al mondo. Ai ragazzi io chiedo: come vorreste che fosse un imprenditore?